Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi ce ne andiamo dal signor Olpet, grazie a Fabio Ermoli. Questo ha partecipato alla degustazione che abbiamo fatto insieme a buon Fabio Ermoli al White Rabbit circa un paio di mesi fa. Qualche bottiglia ha portata Sì, Fabio, 7, diciamo. 8, Non si è fatto 9. parlare dietro. Abbiamo un 46 anni di invecchiamento, blend and grain. 270 bottiglie solamente perché è un single cask, Ebbene sì, e 49,9 gradi, nove. per cui abbiamo una bomba di whisky. Una bombetta. A fra poco. A tra poco. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti che già sta snasando. Ai 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 ai, l'abbiamo L'abbiamo beccato beccato. Tana libera tutti. perché sono un appassionato di, cioè, i grain mi piacciono, per cui Tana. Arnaldo Maggiore Vergano. Ebbene sì, grazie a Fabio Fabio Ermoli, Ermoli. sì, questa è stata Serata strepitosa. una chicca, una bomba. Ci siamo divertiti in un paio di occasioni con lui, Abbiamo fatto uno appresso una all'altra. appresso Pam pam. all'altra, sì, probabilmente faremo qualcosa anche in futuro, se, insomma, se il buon Ermoli si disimpegna. Però di queste due serate dobbiamo soltanto ringraziarlo perché sono state serate divertenti, abbiamo parlato Sì, tanto, ha raccontato un pozzo di tanto, scienza, sì, un e pozzo di abbiamo conoscenza, anche Fabio. bevuto benissimo, devo Anche dire, tantino, ma vabbè, dai, vabbè, una volta ogni tanto si sì, può fare. poi. Questo non è torbato, Questo è ma turbato. invece la torba In che senso? invaderà Roma, La no? torba invaderà Roma, sì. Invaderà Roma. La torba invaderà Roma intorno, insomma, al weekend del 3-4, insomma, La 5, no, dai, no, la no, 5. lì, dai, diciamo così. 5 novembre. Stay tuned, Eh sì. Ci sarà da divertirsi. Sì. Andiamo a snasare questo blended grain. Allora, io se non mi avessero detto che era un blended grain scotch whisky, io ti avrei detto bourbon. Sì. Ma un bourbon alla mela, un bourbon alla frutta, come se ci avessero aggiunto qualcosa, perché è fruttatissimo, è una dolcezza bellissima di frutta Sì, e mele e cannella. ovviamente la disciplinare scozzese non possono aggiungere No. assolutamente nulla. Mela, cannella e poi sento questo odore di Ma muffa. ananas Ananas. soframmaturato. Muffa, sento l'odore di muffa. Sembra quasi Fantastico. l'ananas quello nella salsetta, nella via. Come si dice? La pesca sciroppata. Ananas sciroppato, bellissimo. Praticamente 50 gradi non pervenuti. Prugne, prugne Prugna secche, secca, prugne sì. tutte esarce, E dattero, secondo me c'è anche frutta uva del bosco, sultanina, eh. sì. C'è una parte acidula, sembra quasi un mirtillo, no? Un ribes. E poi mi dà questa sensazione di stanza chiusa, di cantina chiusa. Ma bello bello, si farebbe questo, si farebbe annusare veramente Ecco, tanto. questo è uno dei whisky che, perché, vabbè, poi, diciamo, non, però sprigiona una tale opulenza che all'interno, il naso all'interno del bicchiere lo tieni per forza, lo tieni per forza. È come se fosse un profumo che quasi te lo metti, cioè, addosso. Sì, due gocce. Albicocca, Sì, sempre disidratata, matura o mango. disidratata. Però chiama la bevuta, eh. Non Cocco, so tu. anche il cocco. Cocco, sì, bravo, sì. Bello, 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 bello. L'abbiamo detto? Cioccolato bianco. Vado. Sì. Freschissimo. A me Note mescerebbe mentolate. un levete. Note mentolate, Spostate. balsamico. Tutto Sì, il sì. contrario di quello che abbiamo Sembra un annusato. rye Non è whisky ora. whisky, Su certe cose sì. sembra un rye whisky. Spezie, pepe, zenzero. Sì, Okay. Andiamo. ma Andiamo. pepe. Siamo andati così, insomma. Ma bello, bello, bello. Sembra, allora, per assurdo ci sono così tante, tra anche erbe aromatiche, spezie, che come se in una grappa importante avessero messo tipo cocktail un amaro, Sì. no? Che proprio ti prende.
e chiama molto il secondo sozzo con tutto che fa 49 ovviamente gradi 49 gradi 9 non pervenuti all'allo effettivo zero in bocca perfetti. Ah, se vi piacciono i Barbone e i Rai, questo è... sarebbe un grandissimo Barbone, un grandissimo Rai. Veramente non è molto corrispondente, no? tra olfatto e gusto, perché l'olfatto è più un Barbone con la frutta, con tutte queste cose qua, mentre in bocca sembra veramente un super Rye whisky, speziato, sì. Mentolato, fresco, frutta. Sì, sì, sono d'accordo con te, nel senso a livello olfattivo ha delle note assolutamente molto più cariche, no? Sulla frutta, mentre a livello gustativo invece vira tutto sulla freschezza. Se vogliamo un po' riassumerla in maniera sull'erba sì, proprio aromatiche, la sensazione balsamica, no? Appena sì. l'ho deglutito lungo, poi lungo, bello. Lunghissimo. Ora sto scendendo anche un po' di liquirizia, quasi mi dispiace mettere l'acqua. Sì. Diciamo che io ancora devo assaggiare un grain di importante sì. Annata in vecchiaia, che non siamo tre che la dose non c'è. L'acqua ha fatto uscire le spezie, no? Molto pepe, però non solo pepe, anche un po' il mentolato, sì. Si sente un po' più l'alcol, arriva di più l'alcol, c'è una nota particolare ben marcata, liquirizia, vaniglia, sì, radice liquirizia, vaniglia, bello, veramente era bello, barbaro. Grazie Fabio, era barbaro, sì, sì. Grazie Fabio Erbo, l'abbiamo detto. Ragazzi, una bomba, non ho la più che minima e più pallida idea di quanto questo whisky possa costare. Io non credo che lo regali, che lo regali, non credo neanche che sia, insomma, il mio appannaggio almeno in questo momento della mia vita, però devo dire che i green whisky non sono... di solito non hanno prezzi super, non sì, hanno sì, prezzi sì. super, nonostante hanno invecchiamenti, insomma, anche importanti. Ma rispetto perché, ai single malt, ecco, sì, che sono molto perché, più costosi. In realtà il single grain o il blended grain, i grain whisky in generale scozzesi, sono fatti per una lunga maturazione. Miele. Erica, camomilla. Bello. C'è tutto qui dentro. Ora c'è ragazzi. Proprio quasi coppale. Sì. Ma si conferma una bomba molto epulento, lungo, coinvolgente. Con l'acqua spunta un pochino più l'alcol sia al naso. Io che l'ho tracannato, ragazzi, questo whisky a me piace tantissimo. Però è uno spettacolo. Uno spettacolo. Diciamo che anche nonostante abbiamo messo le tre gocce all'interno, rimane comunque assolutamente un swim, rimane comunque note non tutto ben sostenuto. Sì, sì. E rimane anche fedele a se stesso, perché rimane opulento dal punto di vista olfattivo, assomigliando un pochino a Barbone, come diceva. Di buon Arnaldo, e rimane comunque fresco, assomigliando un pochino al Rye whisky nel momento in cui lo bevi. È un buon whisky. In realtà poi il buon Fabio Ermoli, cioè con Olperte, cioè noi tutto abbiamo assaggiato di Olperte, difficilmente abbiamo detto cioè, tutto molto molto eccellente. Perché quando si avvicina, cioè poi ti avvicini a queste bombe. Scatola fighissima, sì. Tac. No, devo dire che è stato davvero davvero due belle serate. Prima con abbiamo fatto anche Mectalla con lui. Mectalla, Carmor, abbiamo fatto diverse cose. Ce li abbiamo, adesso poi piano piano le rimetteremo. E insomma. Questa la potrete assaggiare anche alla serata degli associati. Non degli solo associati, whisky, sì, cerchiamo una data se riusciamo a piazzarla. Sì. Tra i vari eventi del mondo whisky. Sì. Ragazzi, noi ringraziamo ancora Fabio Ermoli perché è stato di una generosità e poi è sempre bellissimo parlare con sì, lui. Sì, t'aspettiamo insomma. T'aspettiamo, ma nel senso buono. Sì. Che a volte a Roma t'aspetto da fuori, non è proprio un augurio. Noi t'aspettiamo dentro al papo. Noi t'aspettiamo dentro. Tutto più veniamo fuori per pigliare le bottiglie per aiutarti, che se ne porti 7 sono pesanti. Ragazzi, che dire, bevete poco, bevete bene, bevete insieme. Alla prossima. Ciao. Gunslinger, Deathbringer.